Mister, brutta, bruttissima sconfitta, ma soprattutto come possiamo dare una spiegazione a un primo tempo da film horror? È una brutta sconfitta e non ci sono spiegazioni, cioè nel senso che abbiamo sbagliato tutto, non abbiamo curato nessun particolare, e loro hanno avuto un impatto importante alla squadra, abbiamo perso tutti i contrasti, tutte le seconde palle, eravamo imbambolati, abbiamo preso dei gol sul calcio piazzato che ci ha complicato un pochettino la vita. C'è da lavorare, c'è da mettere la testa bassa e lavorare, stare a ritrovare quell'umiltà che in queste partite qua sono importanti. Perché quei gol su calcio piazzato, su corner, sono mancati centimetri di Addé, Troiano, Beretta? Loro è una squadra che hanno fatto tantissimi gol su calcio piazzato, lo sapevamo, abbiamo dato anche tantissima attenzione alle marcature, alle posizioni, hanno avuto fortuna perché comunque nel primo gol c'è stato un rimballo su Calaiò. Non sono stati gol puliti, però sono stati bravi a farlo. Nel secondo tempo però abbiamo creato tantissimo dopo il gol di Beretta, c'è stato anche il palo clamoroso di Ninkovic, la squadra ci ha creduto fino all'ultimo, addirittura lei ha schierato Brosco centravanti nel finale, poi però in contropiede è arrivato il 4-2 della Salernitana. Si poteva ripetere quasi un bis del match col Crotone, la squadra ha mostrato carattere, però sicuramente dopo quel primo tempo era un'altra impresa in salita. Sì, poi c'è stata una reazione nel secondo tempo, abbiamo ripreso, diciamo, la partita, siamo rientrati in partita. Era bello se riuscivamo a fare quel 3-3, perché comunque la squadra è rientrata con un altro spirito e siamo stati più bravi sui contrasti, sulle seconde palle, anche sulle posizioni da avere in campo, perché nel primo tempo eravamo proprio larghi, brutti, insomma, una cosa che era inguardabile, quindi di conseguenza nel secondo tempo siamo ritornati un attimino a ragionare su questo campionato, perché comunque, ma non voglio dire niente, perché comunque è giusto che ci prendiamo i fischi, è giusto che dobbiamo capire che bisogna avere uno spirito totalmente diverso da oggi. Nelle ultime tre gare in casa abbiamo subito 9 gol, come mai e soprattutto come si riparte? Perché secondo me con una testa totalmente fuori da questo campionato, sempre col discorso devi vincere, devi fare, devi andare, non dai attenzione ai particolari e prendi gol. Se tu perdi le seconde palle, la squadra avversaria ti lavora su queste palle lunghe e poi ti va in aggressione sulle seconde palle, cosa che ha fatto la Salernitana, che ci ha creato problemi, ci ha fatto abbassare. E se non ritroviamo a essere compatti e umili e con lo spirito, diciamo, che avevamo all'inizio, si fa fatica. L'ultima, lei ieri ha detto che bisognava dare un segnale forte ai tifosi, un simbolo di vicinanza. Oggi i tifosi vanno fischiato, sono molto molto delusi, lei si sente di chiedere scusa e cosa promette loro da qui in avanti, fatto salvo che immagino ci sarà ancora fiducia nei suoi confronti. E questo è il discorso che, diciamo, è inspiegabile da parte mia, ma da parte dei ragazzi, perché non abbiamo detto altro in queste 2 settimane, perché comunque sapevamo di mantenere l'attenzione alta, di mantenere le attenzioni alte, e sapevamo di questo sciopero da parte dei tifosi, e quindi dovevamo veramente, come avevo detto ieri nel prepartita, purtroppo non ci siamo riusciti, è chiaro che bisogna chiedere scusa, bisogna chiedere un attimino... bisogna rimboccarci le maniche e ripartire con lo spirito che hanno i nostri tifosi.